E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi mentre stavo facendo un po' di manutenzione alla moto, mi sono accorto che non vi ho parlato di una cosa, ovvero dell'ultimo aggiornamento che ho fatto alla moto prima di partire per il viaggio, che è questo, il bauletto. Il bauletto che in pratica avevo acquistato addirittura prima di partire per il viaggio in Toscana. Avevo acquistato un bauletto di usato di seconda mano e le staffe portapacchi, diciamo, della Givi. Però mi ero accorto che in pratica le staffe portapacchi della Givi, che se non mi ricordo male sono il 2130FZ, prodotto 2130FZ, comunque vi lascio tutto in descrizione. Appunto, questo portapacchi non era compatibile con le borse laterali originali, quindi ho lasciato perdere per un po', quando ad un certo punto, facendo varie ricerche, un po' di ricerche, mi sono imbattuto nell'adattatore che rende possibile appunto attaccare i portapacchi della Givi con le borse laterali originali Yamaha. Questo si chiama 2130 Kit. Comunque ragazzi, io vi lascerò tutto in descrizione, così che se volete andare a vedere. Ecco, vi ricordo comunque, questo video non è sponsorizzato Givi. Se lo vuole sponsorizzare, comunque io sono qua. Mi sono accorto che c'era questo adattatore, sono andato a acquistarlo e ho montato il portapacchi appunto con l'adattatore, che è comunque molto semplice. L'unica cosa che c'è da fare, un po' di difficile magari, è smontare il portatarga, però è molto semplice. Infatti bisogna solo staccare questi cavi. Guardate, bisogna solo staccare questi tre cavi, che in pratica sono i tre cavi delle frecce e dello stop. Ci sono da staccare questi cavi appunto per poter staccare il portatarga, che ci servirà per andare a mettere su il nostro supporto per le staffe. Comunque è abbastanza semplice il montaggio, ci sono le istruzioni e tutto, molto semplice. Bisogna avere un po' di manualità, questo è ovvio. Ecco ragazzi, spero che il video vi sia stato utile, appunto per capire un po' quello che serve per montare il bauletto alla nostra Tracer 700. E niente, vi ricordo di iscrivervi al canale, continuare a guardarmi e a seguirmi, e alla prossima. Ciao ciao!